perché per riportarci un poco per terra. Allora, nel senso che Angelo ha fatto vedere tantissime cose, un po' per il poco tempo a disposizione, diciamo, non ha evidenziato il fatto che noi non riusciamo a fare tutto quello che vedete da tutte le parti, no? Questo banalmente lo potete intuire. Quindi significa che alcuni tool funzionano a una scala, altri a un'altra scala e così via. Questo per ovvie ragioni, perché già così è molto difficile ovviamente il affrontare molte delle sfide. Così come ordini di grandezza, giusto per darvi subito un feedback su questo, tutto quello che riguarda il consumo di suono, praticamente con ISPRE e gli altri partner, la nostra idea è di produrlo a scala europea per tutti i 27 paesi membri, quindi diciamo è dove noi ci giochiamo molto su questo fatto che riguarda la pianificazione, questo per tante ragioni, se vogliamo anche ideologiche, perché diciamo l'idea è che di fronte all'aggressione che c'è rispetto a questo tema in tutta Europa è importante cercare di fare subito qualcosa. Sa che già siamo in ritardo, quindi su questo ci stiamo già lavorando da subito. Altri temi, molti di quelli agricoli che ha fatto vedere Angelo, in realtà funzioneranno a scala solo regionale, perché all'interno del progetto appunto non sono fondi strutturali, c'è tantissimo materiale, sembrano tante risorse, ma in realtà sono briciole, in realtà i 7 milioni di euro per l'ira di Dio che vorremmo mostrare. Quindi noi riusciamo solamente a fare qualcosa per la regione Campania, per lo Zala County in Ungheria e Marchfeld in Austria. Cioè l'idea è mostrare, però questo non significa, gli approcci che ha fatto vedere Angelo sono fortemente generalisti. Quindi anche se noi a fini del progetto diciamo ci focalizziamo là su alcuni di quei tool, specialmente quelli più complessi che richiedono qualità e quantità di dati, chiaramente è molto importante far vedere che si può fare qualcosa. E quindi questo è per dirvi che però anche qua dei tool che noi adesso immaginiamo a una scala più regionale, diciamo se ci fosse forte interesse potremmo anche ragionare, no? Di far vivere qualcosa a una scala semmai nazionale e così. Gli altri aspetti che quindi è importante di nuovo ricordarci che, e ora qua ritorno a proprio mi prendo qualche altro minuto solo per dirvi che cosa, che quando noi facemmo vedere questo progetto a Bruxelles la prima cosa che ci dissero fu sì bellissimo, ma della Valle Teresina non ce ne frega niente, insomma questi 20.000 ettari del progetto Soil Consulate. E così è nato l'idea di Soil Monitor, che è un altro DSS che grazie ai sforzi di tutti quanti, ma in particolare a Giuliano che è qua a fianco a noi, diciamo noi costruimmo, mostrammo che si era in grado di fare un cambio di scala. Giuliano allora si avvicinò al insomma a un certo tipo di calcolo parallelo eccetera, e noi abbiamo costruito questo, diciamo, piattaforma sul consumo di suolo a scala nazionale. Questo è importante dirlo, perché se no non si capisce come mai addirittura la Valle Telesina ora affrontiamo la scala europea. Quindi c'è anche da un punto di vista del nostro know-how, mantenendo il grande dettaglio spaziale, questo è logico. Poi la particolarità di questo progetto è tenere insieme il dettaglio spaziale sulle grandi estensioni, ed è per questo che è completamente diverso da tutto quello che c'è in qualche modo in giro, e questo ci teniamo ad evidenziarlo. Un altro aspetto importante è che far vivere molti di quei modelli sul web è una cosa che è di una complessità pazzesca, cioè c'è un mondo completamente diverso da avere i modelli sul proprio desktop, tu fai le tue simulazioni eccetera, e farlo vivere sul web. E questo determina il fatto che noi siamo costretti a riscrivere integralmente tutta una serie di codici eccetera, perché quello che c'è, quindi c'è una difficoltà enorme, e però è dentro al progetto, ci siamo impegnati e noi sicuramente lo faremo. Cosa manca ancora un'informazione, e poi vado su spunti specifici che è uscito dalla tavola rotonda prima. Un'altra informazione è che tra le cose importanti di questo incontro è che molte di queste istanze, insieme a quelle che verranno poi dalla regione Campania eccetera, poi le porteremo a Bruxelles, e quindi diciamo c'è un processo bottom up
insieme a quelli degli altri paesi. Quindi quello che voi, di cui ci state omaggiando, insomma, delle vostre riflessioni, sono molto importanti anche in questo tipo di riflessioni. Cosa bisogna dire rispetto a ciò che è stato detto prima nella tavola? Molte cose indirettamente Angelo ne ha risposte, ora avvieremo una seconda tavola rotonda, ma consentitemi di stigmatizzare due o tre cose. La prima cosa è l'importanza, vado così, sì, la formazione delle scuole, insomma la formazione, come avete compreso, è una cosa a cui noi teniamo molto. Al momento però, giusto per chiarire, lo faremo con una sola scuola, perché questo riusciamo a fare, che è Telesia, questo liceo vicino Telese. Però sarà molto importante avere i vostri occhi anche su questa esperienza, anzi se qualcuno fosse interessato, perché l'idea è proprio che le scuole possono avere un ruolo, nel caso specifico qual è il ruolo, no? Per dirvi il potenziale anche di queste piattaforme, ad esempio recuperare foto storiche del paesaggio che stesso la scuola georiferisce, e quindi noi potremmo aiutare a costruire un racconto del paesaggio grazie a queste informazioni, o anche i racconti in MP3 di persone anziane che possono raccontare gli episodi che ci sono stati durante la guerra o quello che sia. Insomma, incrementare la narrazione del paesaggio è, come sapete, è una delle enormi difficoltà a costruire consapevolezza. Anche tutte le mappe che gli possiamo buttare e vomitare addosso non serve assolutamente a niente se non c'è un collegamento, anche un aspetto legato alla narrazione. Quindi diciamo, per noi è un po' così, ci vogliamo provare, vediamo dove si arriva. Quindi questo, averlo sul sistema, sul geoportale, significa che a secondo delle aree che tu pensi di visitare, poi il sistema ti costruisce questo tipo di narrazione. L'altra cosa che volevo dire, diciamo, mi faceva molto piacere, diciamo, il fatto che siano stati apprezzati questi poster voluti fortemente da Ispra. Questo proprio dimostra quanto è importante la complicità. L'avete fatto voi ed è, secondo me, proprio diciamo, importante. Io della tavola rotonda di prima, quello che voglio evidenziare è che è stato, diciamo, sicuramente per me è stato bellissimo, un momento veramente eccezionale, perché diciamo, voi siete entrati sul pezzo di tanti aspetti specifici, e questo è quello che a noi serve. Ovviamente avete compreso che non riusciamo a fare tutto, riusciamo a fare solo alcune cose. Le cose che non riusciamo a fare, ad esempio di quelle che avete evidenziato voi, cibo buono e pulito, perché cibo buono e pulito, mentre è giusto, specie se c'è una giustizia ambientale, la sostenibilità che è declinata è importante, no? Quindi diciamo, questo può riguardare l'utilizzo dei produttori, ovviamente la piattaforma, che semmai diciamo, cerco di produrre, che ne so, vino di qualità lì dove le condizioni ambientali sono ideali, non certo dove c'è semmai molta umidità relativa, mi fa partire l'oidio, la peronospora, queste cose qua. Però cibo buono e pulito, così come altre richieste, sono molto sito specifiche, cioè noi non abbiamo idea dell'agricoltore come gestisce ovviamente il suo pezzo di terra, né l'avremo mai. Quindi è molto importante, e questo ci fa capire, sì, mentre il dettaglio spaziale che chiede Marichela Sepe, che forse è andata via, cioè quello là della componente della pianificazione urbana, no? Se ci sono i strati informativi, noi non soltanto li possiamo usare, ma possiamo consentire, perché era una loro richiesta, l'upload da parte del professionista del proprio piano, e poi noi facciamo le pulci a quel piano, no? Però non siamo in grado di valutare ovviamente tutto quello che riguarda la gestione sito specifica, che dipende da semmai come l'agricoltore gestisce in qualche modo il proprio. Ci avviciniamo solamente per certi aspetti con quella FMIS, che poi sarà un'app in qualche modo, dove l'agricoltore può inserire i suoi dati, però se il cibo sarà buono e pulito, purtroppo non ci siamo. Ugualmente la parte economica, noi riusciamo a trattare solo una quota parte, questo, cioè, sarebbe bellissimo inserire gli aspetti sociali e economici, però è tostissima. Cioè, io vi ricordo che la parte socio-economica al momento vive fondamentalmente i dati Istat, che sono aggregati a scala comunale. Quindi appena io ho la necessità di quel dato aggregato, di
distribuirlo sul territorio inizia chiaramente il regno delle ipotesi, perché devo costruire le procedure con degli errori, eccetera. E questo è un grosso problema, perché il dato è troppo aggregato, molti dati, diciamo, sugli aspetti socio-economici, e quindi, comunque, diciamo, quindi già è ovvio che il nostro sistema, pure se ha delle componenti legate agli aspetti sociali e economici, ma sono poco rispetto a tutta la sostenibilità economica e sociale che non siamo in grado assolutamente di trattare. Mentre sicuramente sulla governance possiamo fare molto, sulla bioeconomia anche in direzione, visto che avete compreso che c'è una componente anche legata all'agriturismo. Ancora non possiamo entrare sul tema delle definizioni, che cos'è un'azienda agricola, cioè non siamo in grado di entrare, diciamo, su questi pezzi specifici, perché è chiaramente sotteso a tutto questo discorso c'è cioè il fatto che il progetto è un contratto, cioè noi in 19 abbiamo firmato questo contratto con la Commissione europea, quindi quello che è scritto nel contratto ovviamente è vincolante. Alcuni di questi aspetti non sono ovviamente nel contratto, perché sapevamo che non è facile entrare in certi contesti, quindi poi dobbiamo semmai convenire con voi su alcune definizioni, però diciamo non è un obiettivo specifico cercare di affrontare questi problemi, ma sicuramente si è parlato, abbiamo bisogno di dati municipali. Cioè già adesso la nostra piattaforma Soil Monitor offre, se tu selezioni la tua municipalità, noi ti raccontiamo i dati solo della tua municipalità, quindi diciamo in questo senso ci sarà ancora di più lento supporto, un adattamento a ognuno degli 8.000 comuni dispari italiani, insomma, quindi da questo punto di vista è così. Non so se Giuliano o Angelo hanno qualche altra cosa da aggiungere. Vabbè, mi fermo qua, era giusto per stringere un attimo.